parte che ne trovi 6 spesso, e tradurre quello che ti sembra più. La cosa migliore, quasi sempre, naturalmente non sempre si può fare, è di andare a guardare cos'è il termine, qual è il termine, cosa significa il termine inglese. Cioè andare sul dizionario inglese, sull'Oxford, anche uno online va bene, ma capire il senso di quella cosa all'interno di quel contesto. Lì trovi la parola italiana. So che è assurdo, dite, ma come c'è il dizionario, c'è scritto, cioè, trovate il testo con la parola italiana. No, quella parola magari è sbagliata. Spessissimo è sbagliata, spessissimo è una sfumatura leggermente diversa che va in un'altra direzione e a volte quella parola non c'è nemmeno lì, nel dizionario inglese-italiano, che pure va usato, ci sono tanti bellissimi dizionari comodi da usare, io uso un dizionario, il Picchi, però ce ne sono tanti altri, tutti buoni, ci sono anche dei vecchi dizionari belli da consultare, a volte ti trovi in delle situazioni in cui non riesci a trovare la parola. E a volte un dizionario vecchio può servire, c'è un dizionario storicamente amato da molti, si chiama il Sansoni, che è un'opera d'arte ed è molto bello da leggere. Sansoni traduceva il senso, per esempio. Sì, Sansoni, scusate il bisticcio, ma non sempre non devi tradurre la parola così brutalmente, è il senso che devi tradurre. Noi traduciamo il senso, naturalmente il senso viene veicolato. Dalla parola. Quindi per questo è molto difficile trovare la parola che si incastra perfettamente con l'altra e poi all'interno di una frase, quindi c'è un altro problema. Comunque usate i dizionari. È vero, si perde tempo, però a volte è più semplice, non sempre dovete andare a cercare 100 dizionari, 100 definizioni. A volte la trovate su un altro dizionario ed è eureka, a volte non viene e viene da sola dopo giorni, davvero capita, insomma. Però usateli, usate un dizionario Oxford o di qualche tipo di inglese, usate un dizionario bilingue, usate un dizionario di italiano. Se trovate una parola stranissima che ha un significato tecnico e c'è una sola parola nel dizionario, non fate come scusate, so che voi siete 30 volte scafatici, non voglio considerarvi meno o darvi degli ingenui. Comunque, non fate come si faceva a scuola la versione di latino, che ho trovato la frase fatta, perfetto, così, no? Anche là era sbagliato. Se trovi la parola esatta, però magari tra l'altro lo scrittore intendeva, magari vuol dire due cose e non sono state recepite dal dizionario perché la lingua è sterminata. Allora andate a vedere cosa significa il dizionario italiano. E voi dite, ah, ho trovato la ghiera. Che cos'è una ghiera? È la punta del bastone, l'anello che sta sulla punta del bastone. Ma questo vuole intendere lui? E funziona in italiano? Ed è questo. Allora andate a vedere cos'è una ghiera prima di mettere. Ah, c'era la ghiera sul bastone. Cioè, anche questo, perdita di tempo, perdita di soldi, eccetera, eccetera. So che usate il dizionario di sinonimi, che è utilissimo. Usate tantissimo il dizionario di slang. Ci sono spesso, non vi rendete, non è soltanto la banale frase di slang che pure a volte ci si dimentica di tradurre o sfugge, ma ci sono spessissimo tante espressioni idiomatiche per dire anche semplicemente ragazza o ragazzo, quanti termini esistono, bird, non so, bird, no? Se tu traduci una canzone, c'era una persona che mi ha detto prima che gli piaceva tradurre le canzoni, traduce una canzone scozzese e dice Bird told me, cioè magari un uccellino mi ha detto, no? Dici subito, ah, in italiano c'è un uccellino, bird vuol dire una ragazza, cioè in slang vuol dire quello, così come nel jazz cat è un uomo, una persona, non il gatto, quindi quel tizio, quel tipo, quella, no? Devi tradurre così, ci sono trappole, botole continue dentro un testo, so che sembra infernale, ma, e quindi usate i dizionari di slang, certo, non per tradurre tutto, ma appena sentite che qualcosa non torna, fermatevi e dite cos'è che non torna qua, perché non ho capito qualcosa. Naturalmente, sto andando sui discorsi pratici, leggete prima tutto il testo in inglese, c'è chi comincia a tradurre dall'inizio così senza aver letto, secondo me non aiuta, comunque meglio leggerlo tutto in inglese nel tempo libero, come si legge un libro qualsiasi, e poi cominciare a tradurre. Si torna continuamente indietro, quindi non dovete tradurre come quando si scrive.
una regola anche durante la scrittura, non è che quando scrivi cominci con tutta una tirata, come le leggendarie cose di Kerouac che sono inventate, non è vero, tutta una tirata di notte, no. Si torna indietro, si pulisce, si rivede, si ricorda, chiedete aiuto, cioè, la traduzione è una continua ritraduzione, riscrittura, revisione di se stessi, fino alle bozze, non finisce mai. E tra l'altro ancora non puoi non avere il controllo anche lì. A volte non hai il controllo, a volte a me è successo, non dirò con chi naturalmente perché siamo in streaming, se no vi avrei riempito di pettegolezzi straordinari. Pensate cosa vi perdete per colpa del Movimento 5 Stelle? Se no pettegolezzi editoriali, di tutto vi avrei raccontato. No, io un editore mi ha cambiato la prima riga di una traduzione. La prima riga, quella che leggono tutti quando aprono il libro anche in libreria, non so, cioè magari dà un'occhiata, sbagliando secondo me il senso, non aveva neanche fatto l'editor, ma aveva fatto diciamo il capoccia della casa editrice, uno di quelli che si occupano più diciamo dei soldi e del business della casa editrice, che però non so perché ha aperto il suo libro e ha voluto cambiare quella cosa. Io mi arriva il libro a casa perché di solito ti arrivano, a seconda della tipologia dell'editore, due o quattro copie, per te traduttore, così. Ho aperto, ho detto, questa cosa qua io non l'ho scritta, vado a controllare sul mio file, non era così, telefono all'editore, scusami Marco, non ho potuto avvisarti, e io ero distrutto perché non potevo protestare, perché ci lavoravo con quella casa editrice, non volevo guastare i rapporti, naturalmente, perché tu sei un freelance, trovo un altro, non è che... Dall'altra... Ero distrutto perché non potevo neanche dirlo, insomma, e mi scocciava che una traduzione firmata da me avesse, non era un errore colossale, però era un errore secondo me, e in prima riga, no, appunto, poi, ho visto una traduzione, ho fatto una schifezza la prima riga lì, e dici, no, ma ti giuro, non sono stato io, altre volte l'ho fatta io, mi è capitato di sbagliare, non sto dicendo che sia, però quella volta lì fu uno shock. E continua fino all'ultimo, la correzione dei bozzi, non sempre tu hai l'ultima parola. Bisognerebbe avere molto più tempo. E l'editoria ha un calendario, no? E quindi una volta che il libro va consegnato va rivisto, dopodiché sì, a un certo punto bisogna chiudere, risolvere i problemi di un libro. E a un certo punto chiudi, e poi all'ultimo momento può esserci sempre arrivare qualcuno che ti cambia l'ultimo. Ricordate una cosa, mettete in discussione sempre quello che avete tradotto. Tra l'altro, consiglio banalissimo, leggete quei libri col testo a fronte, ci sono di Hemingway, cose, secondo me è utile. Ci sono anche dei libri, per esempio un libro di Franca Cavagnoli si chiama La voce del testo, che è pubblicato da Feltrinelli in Economica. Lei ha fatto un lavoro molto su esempi di varie traduzioni e vi rendete conto di cos'è davvero tradurre. Oltre a farlo voi, secondo me, provate a prendere un piccolo brano. Però quello che volevo dirvi era che mettete in discussione sempre, perché una volta una cosa è scritta tende a, come dire, sedersi là come un gattone, no? Che non riuscite più a mandare via sulla scrivania, perché ti spiace, l'ha seduto il gattone, dici, vabbè, ti spiace sempre allontanare il gatto dal cuscino, no? Scrivere una cosa è un po' così, rimane lì. E a volte gli errori vengono ripetuti, cioè, tant'è che... Ci sono errori nelle traduzioni di grandi classici, di poesie che vengono ripetuti nel corso del tempo. Perché è rimasto lì e nessuno ha il coraggio di dire questo qua è un errore. To be or not to be, no, to be non l'ha tradotto giusto. No, scherzavo, no, dici che to be or not to be è tradotto sbagliato, fantastico. No, ci sono in Shakespeare tanti errori, nella Wasteland di Thomas Eliot, uno dei capolavori della letteratura del XX secolo, in tutte le traduzioni c'è un errore che è stato ripetuto da tutti, non dirò quale. Ci sono gli errori nei titoli che non si riescono più a togliere. Voi dite, ma i titoli? Per esempio, secondo me, è una mia opinione, poi magari un libro famosissimo di Norman Mailer, The Naked and the Dead. Ok? Quello lì, secondo me, è un plurale, che vuol dire nudi e morti. Che sono i soldati, come i sommersi, o i nudi, i sommersi e i salvati, eccetera. In italiano è diventato il nudo e il morto. In inglese il plurale non c'ha la E, cioè naked è plurale, non c'è bisogno di altro, è il contesto che te lo dà. In italiano è rimasto il nudo e il morto, che è rimasto così. Il nudo innanzitutto è una cosa sbagliatissima,
sbagliato perché la prima cosa che viene in mente sul nudo è il nudo artistico, no? La modella che posa per il pittore, eccetera. Il morto, boh, così sembrano le carte dei tarocchi. No, scherzo, ma va benissimo anche il nudo, il libro ce l'ha fatta lo stesso, però secondo me quello è un errore. Una sciocchezza, ma permane, non so dirvi. Ce ne sono altri esempi. Adesso vediamo se mi viene in mente qualcuno di piccoli errori, cioè di libri che non hanno trovato. Beh, no, l'arbitrarietà della lingua quando traduci. Stavo pensando all'inizio di Celeberrimo Incipit di Moby Dick, no? Call me Ishmael. Oh, call me Ishmael. Facile, cioè insomma facile, sembra semplice, lo capisce anche un bambino cosa vuol dire. Andate a vedere le tante versioni di Moby Dick che esistono in italiano. Qua ci sono due cose. La prima è che ognuno vuole dire la sua. A volte c'è la vanità del traduttore. Quindi dice, oh, io ritraduco Melville, adesso cambio rispetto agli altri. Quella secondo me è un errore, anche se la capisco, perché il traduttore è vanitoso a volte, perché è negletto, e allora è vanitoso, classicamente. Allora dice, non, tanto quella roba lì, col mio Ismaele, chiamami Ismaele, o aspetta, Ismaele, primo problema. Prima problema è colmi. Chiamami, chiamatemi. Qualcuno ha tradotto chiamatemi pure. Cioè per differenziarsi, per cambiare. Quindi vedete che già abbiamo tre traduzioni di una cosa colmi. Ishmael, lo traduciamo o no? Ishmael o Ismaele? Perché è un riferimento biblico, perché è un nome in particolare, deve avere una risonanza. In una traduzione di Faulkner, i genitori vogliono chiamarla figli, i figli. Sperano di avere un maschio e una femmina per chiamargli Romeo e Giulietta. No, Romeo e Giulietta. E poi il figlio non viene e hanno soltanto la figlia Giulietta. Come fai con il testo in italiano? Perché in italiano noi diciamo Romeo e Giulietta. Però due genitori americani non possono scegliere di chiamare i figli Romeo e Giulietta, perché loro hanno tradotto i nomi di Romeo e Giulietta, dei Capuleti e Montecchi, in inglese. E quindi da lì si crea un impiccio da cui non puoi uscire. Devi mettere per forza Romeo and Juliet. E Juliet. Ci sono questi paradossi della traduzione. Vi dicevo, se uno volesse spingere la traduzione agli eccessi, dovrei tradurre Bond Street con Via Condotti, no? Cioè, c'è chi l'ha fatto. Voi vedete, ma c'è chi l'ha fatto. L'esempio illustrissimo, Pier Paolo Pasolini, traduce in dialetto Miles Gloriosus di Plauto, e lo traduce il vantone. Bellissimo. Bello, il vantone è quello. Termine romanesco, oh, il vantone è arrivato, il pallone gonfiato, quello che si vanta. Lo traduce con non il soldato vanaglorioso, il vantone. Attenzione, tra l'altro, aperta parentesi, non so chi di voi usa il dialetto, eccetera, però il dialetto a volte ti dà la frase, come c'era un vecchio detto di Dario Fo, che diceva quando ai suoi alunni scolari a teatro non riuscivano a trovare la frase, non riuscivano a dirla. Che quando tu, no? Non riuscivano a dirla bene, cioè la frase di Shakespeare, no? Appunto, essere non è. Prova a dirla in dialetto, che ti scioglie. A volte il dialetto ti scioglie anche in italiano. Piccola cosa, io tra l'altro lo uso pochissimo, però ho visto che, tra l'altro, ci sono degli esperimenti divertentissimi che ha fatto Luigi Meneghello, grande scrittore morto non tantissimo tempo fa, che si chiama, un libro vecchio che magari ne trovate in biblioteca, che si chiama Trapianti. Dove lui ha tradotto in vicentino Shakespeare, Hopkins, grandi poeti, Yeats. Senvegnuti dell'Irlanda, poca terra, rabbia granda, così. È molto bello, tra l'altro funziona a volte. Dice, chi dice, frailty, thy name is woman, no? Famosa frase di Shakespeare, fragilità, il tuo nome è donna, per dirla in modo più. Lui è, chi dice donna, dice fritola, che è una cosa. È molto divertente. Samuel Johnson traduce un poema che si intitolava Roma e lo traduce London. Samuel Johnson, grandissimo scrittore del passato. Mi viene in mente, dicevo l'altro giorno in un'intervista con lei, Bruno Schulz traduce Bruno Schulz, grandissimo scrittore della Galizia, un libro meraviglioso, Le botteghe color cannella, non so se l'avete letto, è un capolavoro. Provateci, è un libro anche tosto, ma
Lui tradusse il processo di Kafka, o forse la moglie, insomma, là è un po' misteriosa la situazione. Comunque, non entriamo in questo discorso. Lui traduce il nome, Joseph K, lo traduce Jurek K. Lo traduce anche il nome, per renderlo più vicino ai lettori. Oggi non si fanno più queste cose qua. Nella storia della letteratura sono state fatte tantissime volte. L'ultimo esempio credo fosse un mio amico che ha tradotto il proprio cognome a una ragazza. Mi ha conosciuto questa ragazza irlandese e lui ha detto: mi chiamo George, si chiamava Comaschi, ha detto with man. Io ho detto: aveva una strana sensibilità per la traduzione, forse un po' esasperata. Questo è stato l'ultimo mediocre esempio di questo tipo di traduzione. Però è stata fatta in passato e sono esperimenti interessanti sulla lingua, cioè Bruno Schulz ha fatto questa cosa su Kafka, c'è un racconto di Gogol che si chiama Il naso, non so se avete presente, la storia di questo si sveglia senza naso, col suo naso che è andato in giro per la città. All'inizio lui scrive questo racconto scrivendo un sogno, doveva essere un sogno, poi cambia tutto e dice non metto più che è un sogno, infatti la grandezza del racconto è questa, che prende sul serio il sogno, quindi tu stai leggendo questa avventura fantastica. C'è anche, tra l'altro, l'altro giorno ho visto questa città dove c'è un naso, in onore di Gogol, quando hai il raffreddore passi, lo tocchi per farti passare il raffreddore. E lui in questo racconto, io non l'ho letto in russo, ma ho letto un saggio su questo racconto, mette ossessivamente dentro il racconto la sillaba ak, mi sembra, ak, adesso prendetela un po', non tweetatela vi prego, non mi ricordo esattamente, ak, che crea un suono cacofonico e, cacofonico e comico, ecco vedete l'ho introiettata. Come fai a tradurre una roba così? È impossibile, è possibile, ci si può provare. A quel punto, siccome anche il nome stesso del protagonista che si chiama adesso non mi ricordo esattamente, comunque c'è dentro anche nel suo nome, nel suo patronimico, insomma, devi cambiare in teoria anche il nome del protagonista. Tutti questi problemi sono problemi molto sofisticati che di solito difficilmente arrivano quando traduci la prima volta un libro. Il problema dei giochi di parole, no? Il traduttore non dovrebbe mai arrendersi, cioè quando vedete la nota, il gioco di parole è intraducibile, vorrebbe dire là è sbagliato, secondo me. Il traduttore è capitolato, non ce l'ha fatta. Invece, secondo me, le note sono nemiche della lettura. A meno che non sei David Foster Wallace, che era nemico della lettura lui stesso, dei suoi libri, cioè nel senso che aveva questa nevrosi e usava le note in modo ossessivo. Però, David Foster Wallace, Infinite Jest, titolo del suo grande libro, citazione dall'Amleto, quando Amleto è al cimitero, pensa a Yorick, quello del teschio, e lui dice, a fellow of Infinite Jest. Se voi andate a guardare, nella traduzione italiana non c'è Infinite Jest, queste due parole non sono state tradotte. Un tipo a cui piaceva scherzare, un giocherellone, perché jest è scherzo, infinite è infinito, scherzo, battuta, celia, non incominciamo. A fellow of Infinite Jest, un tipo giocherellone. Vedete che è sparita la parola, il sintagma Infinite Jest è sparito. Ecco perché in italiano il libro di David Foster Wallace non ha una traduzione e si chiama Infinite Jest, che è tra l'altro dentro il libro un film che si intitola Infinite Jest. Non hanno provato a fare celia infinita, eppure Infinite Jest, eppure David Foster Wallace lì l'aveva scelto per un motivo, perché cominciava a puntare i cannoni contro l'ironia, contro il riso, cioè Infinite Jest aveva un significato per lui. In italiano Infinite Jest per la maggior parte è soltanto un libro di 1000 pagine che non leggerà mai e si fa molta fatica a leggere perché è scritto da un personaggio geniale e logorroico, però Infinite Jest vuol dire quello, è preso da quella frase dell'Amleto, è sparita in italiano, perché? Perché nella traduzione è svanita, sarebbe, si può dire, voi non direste mai però di un giocoliere, di un giullare, era un tipo di infinita celia, sì, forse se vuoi giocare a rifare Shakespeare aulico, eppure quella roba lì, Shakespeare è bello terreno, non è anche quella roba sbagliata della traduzione. Siccome è alto, siccome lo scrittore deve essere alto, non si può abbassarlo. Questa cosa è ridicola. Tanto che per anni la traduzione dell'Ulisse, oltre perché fuori ancora nei diritti e quindi non la faceva nessuno, è rimasta la traduzione addomesticata, per quanto gloriosa, eccetera, eccetera, di Giulio De Angeli.
adesso l'hanno ritradotto perché è uscito dai diritti, e finalmente sono tornate le parolacce, che il libro, l'Ulisse era pieno di parolacce, come quando traducevano i diari di Kafka, e Kafka, perdonatemi, andava al bagno e non poteva andare al bagno, perché Kafka non caga, non lo so, cioè, capito? Non è possibile, cioè, così il Joyce non può dire tutte quelle parolacce. L'Ulisse è intriso di sesso, non soltanto di coprolalia. Non mi invito a leggere l'epistolario di Joyce perché è un'esperienza traumatica di cosa scrive a sua moglie. Comunque, però, anche per chi ha visto, anche nella generazione di YouPorn, secondo me, se legge l'epistolario di Joyce ha dei momenti di svarione. Comunque, l'Ulisse è pieno di fisicità sessuale, e cosa che viene, è stata decisamente addomesticata e che adesso è stata restituita finalmente dalle nuove traduzioni. Però è alto, e non si può, Shakespeare è alto, non si può, eccetera. Quindi i giochi di parole, torno indietro questa enorme digressione, non so neanche come faccio a riprendere il filo, è pazzesco veramente. I giochi di parole, secondo me, vanno tradotti, il traduttore deve sempre provare. Il paradosso del traduttore compare quando sbaglia. Questa è un'altra delle dolori del traduttore, come un ninja, come un agente segreto. L'agente segreto non deve apparire, no? Deve passare come un'ombra. Il traduttore è uguale, se funziona, sparisce. Ha fatto un ottimo lavoro, non c'è più, no? Che il testo fila e non ti accorgi che è stato. Appena sbaglia, ecco qua il traduttore che ha sbagliato. È un paradosso terribile, non ci sono tante cose così. E allo stesso modo, quando mette la nota, all'improvviso è il momento in cui appare, no? NDT, tanto che molte associazioni si chiamano NDT, eh? È il momento, paradossalmente, è il momento in cui è sconfitto, perché vuol dire che non ce l'ha fatta a tradurre. Altra cosa che succede, che dicono che non si possa fare, tradurre a quattro mani o a due mani, come volete dirlo, insomma, cioè due persone traducono lo stesso testo, secondo me si può fare benissimo. Non è una cosa terribile. Se due persone si confrontano continuamente, possono aggiungere sensibilità e non toglierla. Possono dare qualcosa al testo. Se sono riusciti anche a scrivere i libri così, non vedo perché non si possano tradurre. Un conto è scomporre un libro in sei parti da fare di corsa e poi metterli insieme alla cavolo. Quello no. Però farlo bene si può fare anche in due. Ci sono state fior fior di traduzioni e anche fior fior di orrori. C'è sempre tutto. La traduzione è, ve l'ho già detto, opinabile continuamente. È tutto opinabile, di continuo. Ci sono delle. Mi avete fatto in mente a proposito dei titoli, recentemente è stato tradotto per Mondadori un libro di Grisham con un errore nel titolo, che adesso non mi ricordo più, mi sembra che ci sia dentro Sycamore, il sicomoro, in inglese è Sycamore Tree, che non è il sicomoro, è il platano. I famosi falsi amici, non so se avete mai sentito, sapete, quello è un classico. Non traducete, ce ne sono tantissimi, quindi i più famosi sono quei 4-5 pretend, no? Che vuol dire fingere e non pretendere, però ancora adesso, l'altro giorno, Beatrice Borromeo è molto criticata per questo tweet in cui ha detto: se tu mangi il gelato pretendendo che sia un fallo, perché il discorso era sul gelato della Madia e della Pascale, non voglio neanche entrare nel discorso. Comunque vedete che il traduttore vede soltanto un'altra cosa, cioè vede pretendendo invece di fingendo. Quello è lei che ha introiettato un calco di un falso amico finito nell'italiano. E questi sono quelli, poi ce ne sono tanti altri molto insidiosi. Certo che Sycamore ti viene subito da dire, beh, perfetto, c'ho esattamente. No, no, e tra l'altro in copertina c'era un platano, per quello che poi se ne sono accorti. Terribile, c'è botole dappertutto. E quindi che cosa stavo dicendo prima di aver fatto questa cosa? Ma quindi di continuo, no, a due mani, beh, a due mani ha fatto Fruttuoli e Lucentini, hanno tradotto Borges, Le finzioni di Borges, per questa gloriosissima collana Einaudi che non c'è più, scrittori tradotti da scrittori, dove sono state fatte delle cose bellissime, degli obbrobri allucinanti, perché è un classico. Il traduttore è un miserabile artigiano. Facciamo tradurre il libro a un grande scrittore che non ha mai tradotto niente. Disastro. La traduzione è una bella cosa perché è una livella, cioè non si scherza con la traduzione, ci devi andare umile. Se ci va il grande scrittore per la prima volta, cosa vuoi che sia? Ne esce distrutto lui e soprattutto il testo.
Io credo poi molto nell'artigianato, cioè il traduttore che ha tradotto 100 libri sarà più bravo dello scrittore che non ne ha tradotto nessuno, ma è un grande scrittore, sicuramente, io posso mettere la mano sul fuoco. Poi il grande scrittore ogni tanto avrà dei guizzi che probabilmente il traduttore artigianale non ha, ha delle invenzioni, ma non è così che si traduce, non si inventa. In quella collana c'erano delle cose meravigliose, addirittura la collana divenne tripartita, a un certo punto la dirigeva Valerio Magrelli, grandissimo poeta e scrittore e bravissimo traduttore. Era diventata la collana a tre traduzioni, vertiginosa, cioè c'era Edgar Allan Poe in inglese, tradotto in francese da Baudelaire e sotto la traduzione in italiano. Cioè un'impresa editoriale che vendeva ogni volta, credo, 10 copie, soltanto per dei maniaci. Io ce ne ho una con un pezzo del Finnegan's Wake, cioè la traduzione, l'originale di Joyce. La traduzione di Joyce in italiano e sotto la traduzione in italiano. So, a un certo punto ti viene da svenire, cioè. Molti sono fuori catalogo, in biblioteca secondo me li trovi, alcuni sono molto divertenti, alcuni sono semplici, in realtà c'è scrittori tradotti da scrittori, era semplicemente a Ginsburg ha tradotto Proust, Umberto Eco ha tradotto Gérard de Nerval. Umberto Eco ha scritto un libro interessante sulla traduzione, dire quasi la stessa cosa, che analizza tutti i suoi testi però, tradotti in là. Lui, in quel Gérard de Nerval, secondo me, traduce Girotondo con Ronda, che oggi viene a pensare alle ronde leghiste, cioè, però si sa che ognuno fa come gli pare. Altro caso limite, Joyce, quando si traduce da solo in italiano, con l'ausilio di un amico, che lui aveva imparato l'italiano, viveva a Trieste, eccetera, 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 è il primo a tradire molto se stesso, a dire no, cambiamo qua, per dare più il senso, perché poi lui ragionava molto sul suono. Quella è una collana che rimane storica, pazzesca. Quindi a quattro mani secondo me non è una cosa terribile. Naturalmente se traducete saggistica è una cosa diversa. La saggistica viene pagata un po' meno, viene considerata viene pagata meno perché è un po' più semplice, è un po' più noiosa, è un po' meno difficile, ma se il saggista è molto bravo è una cosa difficilissima secondo me. Cioè, i grandi saggisti della storia del Novecento pongono dei problemi terribili, terribili, molto più faticosi anche della narrazione. Tradurre poesia, altro, sì, questo è il grande, sapete, no, il vecchio ha detto poetry, la poesia è quello che si perde nella traduzione, no? Che poi dà origine a quella Lost in Translation del film con Scarlett Johansson, eccetera. La poesia è un'impresa, secondo me è sempre fattibile, però certo riprodurre il suono, pensiamo, a volte bisogna guardare le traduzioni nostre all'estero per capire com'è difficile. Andate, una volta apro questo libro di Montale, Eugenio Montale, tradotto in inglese. Vado a vedere, spesso il male di vivere ho incontrato, eccetera, eccetera. Come era tradotto il male di vivere? Questa definizione. Non ci arriverete mai. What's wrong with life? Che a me è sembrato spaventoso, spaventoso. Come what's wrong with life? What's wrong with life è, non trovo parcheggio, c'è un sacco di problemi. Questo è wrong with life. Oppure sì, che alla fine la vita sì può essere anche infelice, cioè è una cosa molto wrong with life, il male di vivere è una cosa molto più profonda, però era finito così. Questo per darvi l'idea, Dante presenta dei problemi spaventosi, eppure insomma lo amano molto, ci sono traduzioni ogni 10 anni della Divina Commedia, c'è chi ha tenuto le rime, togli la rima a Dante cosa resta? Tantissimo, ma togli il binario su cui corre la locomotiva gucciniana. Cioè togli una cosa fondamentale se togli la rima. Eppure moltissimi americani hanno detto fai una specie di parafrasi, provi a fare una cosa così, anche i poeti in Italia sono stati tradotti a volte con parafrasi, a volte no. È un'impresa difficilissima, molto stimolante, è una di quelle cose un po' da la domenica così mi metto a tradurre la poesia perché e tra l'altro i grandi professoroni hanno fatto degli scempi, lo dico tranquillamente perché non ho problemi a dirlo, sottovalutando questa cosa. Non vi ho portato esempi di questa cosa qua, ma ci sono delle cose obbrobriose perché uno così prende sotto gamba.
è una delle cose difficili. No, visto, per chiudere, poi, innanzitutto volevo, se avete sempre domande, pensateci e vorrei farvi vedere appunto, vediamo se riesco, mi ha appena spiegato tutto e non ce la farò. Adesso lei si sta già preparando ad alzarsi, invece sono già arrivato. Bisogna collegarlo però, sì. Già collegato. Posso girarlo un po', sì? Ah no, io ce l'ho qua. Si vede? No? Questa è una poesia sperimentale. Tempo di far riscaldare il proiettore. Sì, facciamo scaldare il proiettore, poverino. La poetry is what lost in translation, no? La poesia è quello che si perde. Vediamo come vi faccio vedere alcuni esempi di poesie, due poesie tradotte, due classici, non proprio classici, uno soprattutto un classico. Ecco, qua abbiamo. Questa è Emily Dickinson. Se la riconoscete, dovreste riconoscerla dal trattino. Misterioso trattino di Emily Dickinson. Altra cosa, quando traduci, so che sembra assurdo, traduci anche la punteggiatura, che non è sempre uguale. Non tutti usiamo, cioè in inglese il trattino si usa, qua è un'altra cosa ancora, attenzione. Il trattino spesso sono i due punti nostri, o il punto e virgola. Hanno differenze, un uso diverso, a volte sono i tre puntini di sospensione, dipende dal contesto. Anche la punteggiatura va tradotta. Sembra assurdo dirlo, eppure è così. Questo, tra l'altro, è un mistero, questi trattini, come li usavano, scriveva su questi fogliettini, e queste pause, cosa sono? Cosa sono questi maledetti trattini? Li teniamo o non li teniamo? C'è chi li ha tolti? Già quello è un problema, no? Poi c'è il problema della bellezza di una poesia. Questa, tra l'altro, c'è in una portata, ma c'è in una bellissima. There's a certain slant of light. Pausa, virgola. Winter Afternoons. La leggeremo piano, tanto poi ve la faccio leggere tradotta. That oppresses like the heft of cathedral tunes. Qua ci sono le rime, vedete? Afternoons, tunes. C'è questo slant of light. Adesso poi vabbè, leggiamolo un po' veloce. Heavenly hurt it gives us. Ci dà questo dolore. C'è questo taglio di luce. C'è questa luce. C'è questa luce in certi pomeriggi invernali, non sto traducendo, sto facendo la parola, in certi pomeriggi invernali che ti opprime come il peso delle canzoni che senti la messa, Cathedral, quelle l'organo, avete presente? Cathedral Tunes è quella roba lì, sono queste, come tradurlo? Heavenly Hurt ci dà questo, attenzione, questo dolore che però è heavenly, celestiale. Quindi è bello, anche quello è classico ossimoro, insomma. Heavenly Hurt, no? Celestiale, quasi avete presente il Bernini, no? L'estasi di Santa Teresa. Ecco, Heavenly Hurt è quello, secondo me. Certo, non puoi mettere un'immagine del Bernini al posto della cosa. We can find no scar, non lascia nemmeno una cicatrice. But ma ti cambia dentro, dentro sei diverso. Dove dentro? Dove ci sono i significati. Con la maiuscola, perché lei scrive. Non may teach it, nessuno può insegnarla a qualcun altro, cioè non è una cosa che tu puoi comunicare a qualcuno. Non puoi dire io ti insegno cos'è questo dolore. Il sigillo è la disperazione. L'unica cosa che può, cioè l'unica cosa, come voi avete l'attestato di frequenza del corso, dell'Heavenly Hurt, è la disperazione. Non c'è modo di insegnare in un altro modo, devi provarlo da solo. E questa despair, ulteriore. An imperial affliction, sempre, affliction è un'altra parola per definire dolore, anche fisico. C'era un bellissimo film che si chiamava Affliction con Nick Nolte che ha questo dolore al dente per tutto il film e poi se lo strappa da solo bevendo il whisky, una scena pazzesca. Affliction si chiamava. Ecco, attenzione, l'uso dei termini, a volte la traduzione ti arriva dalle strade più impensate. Cioè tu non, a un certo punto dici sì, ecco, cioè devi avere. Conoscere bene la lingua da cui arriva e poi cercarla qua e là perché quella parola viene usata in un certo modo. È un imperial affliction che ci arriva, ha parlato prima dello slant of light, cioè ci arriva attraverso l'aria, che poi naturalmente fa rima con despair. E scar fa rima con ar, mentre non è. When it comes, quando arriva questa imperial affliction, o questo it, forse l'heavenly hurt perché è sempre un it, the landscape, il paesaggio, cioè l'ambiente in cui lei poi viveva in campagna, eccetera, Amherst, si mette all'ascolto. Attenzione che poi listen, se tu metti ascolto,
già ti sembra di svilire, mentre si mette all'ascolto è più bello, no? Perché proprio però è già troppo lungo. Shadows hold their breath, le ombre trattengono il respiro. Questa è bellissima e viene molto bene anche in italiano, tratto con quel trattino, no? Le ombre, tac, pausa, trattengono il respiro, che è quel trattino lì, il respiro. When it goes, eccolo. Ah, il computer. When it goes, it is like the distance. Quando se ne... Ah no, questo siamo andati giù. Sto facendo... Sì, ecco, no, speravo di non doverlo... Ah, prova... Ah, con la freccia su, infatti. Qua, questa, questa. Vedete, il poeta non riesce a usare... When it comes, torniamo su, shadows, when it goes, quando se ne va, è come la distanza, e qua c'è uno dei versi più difficili, on the look of death. Adesso vediamo come se la sono cavate i nostri amici. Tenete un po' a memoria questa, perché purtroppo non sono affiancate. Allora, there's a center on the left, v'è un angolo di luce nei meriggi invernali. Questa è la Margherita Guidacci, che è una... la versione più datata, diciamo. V'è un angolo di luce... Vedete, alzare il tono, secondo me, qua sbaglia a fare v'è un angolo di luce, perché fa aulico. Ma in inglese è there's a certain slant of light. Cioè, non è che... cioè, è lì. There's a certain slant of light è una frase che potrebbe dire una persona al bar. Cioè, certo, voglio dire, non è la frase che... Però non è v'è un angolo di luce, v'è un angolo di luce. Subito il poeta con l'alloro, v'è un angolo di luce... Nei meriggi invernali, che opprime come musica da austere cattedrali. Vedete, ha tentato di tenere la rima, ha tolto i trattini. Allora, rima tenuta, la vedete tutte e due qua. There's a certain slant of light, ha tolto le virgole, che non credo di aver tolto io trascrivendola, adesso potrei sbagliarmi, ma mi sembra di no. Che opprime, ha tolto la virgola anche là, come musica da austere cattedrali. Naturalmente, austere non c'è. Però... per recuperare il peso, heft ha messo austere, no? Ho cercato di ribilanciare, senza mettere la musica. Ve le faccio a botte di quartine e poi torniamo su perché è più comodo. Vediamo come se la cava Barbara Lanati, mi sembra, che dice, c'è una luce obliqua, vedete come la traduzione, tu dici, vabbè, tarana. Invece, v'è un angolo di luce, è diventato, c'è una luce obliqua, perché slant è così. I pomeriggi d'inverno, che opprime come il peso di grevi melodie di cattedrali, vedete? Qua ha tenuto grevi per heft, pesante, e melodie di cattedrali, ha messo sia peso che grevi. Forse è ridondante. Comunque ha tolto la rima. Vedete come da un testo se ne arriva due versioni completamente diverse, non simili, proprio completamente diverse. Terza, c'è un certo taglio di luce, vedete, più fedele un po' all'originale. E poi entra per la prima volta la parola taglio, che è giusta secondo me. Secondo me e questa è Silvia Bre. Secondo me è giusto mettere questa parola taglio, perché slant è quella roba lì. Oltre a darci anche qualcosa in italiano di diverso, il taglio, che è qualcosa di sinistro, perché questa è una cosa sinistra che cade. Guadagniamo qualcos'altro. Il primo faceva un angolo di luce, l'angolo non c'è. There's a certain slant of light è quando avete presente è la luce invernale che taglia così del sole. L'angolo di luce nella prima traduzione non esiste, non c'è un angolo, è una cosa che non so dove avete tirato fuori. Il secondo era c'è una luce obliqua e già stiamo arrivando a quella roba lì. E qua lei dice c'è un certo taglio di luce che a me piace, devo dire. I pomeriggi invernali, winter afternoons, anche lei tiene. Anche qua vedete winter afternoons, quante se ne possono dare, sono due parole, winter afternoon, che usiamo tutti, inverno pomeriggio, ok, meriggi invernali, nei meriggi invernali, i pomeriggi d'inverno, i pomeriggi invernali, tre diverse versioni di winter afternoon. E pensate, vabbè, che opprime come la gravità di armonie da cattedrale. Qua ha scelto questa gravità che è sia del peso che del grave, del tono grave, della vita grave, della... e ha messo armonie da cattedrale. Vedete come grevi melodie da cattedrale, molto... quel cattedrale comunque è un inferno.
Poi abbiamo heavily hurt, questo verso difficilissimo, heavily hurt it gives us, we can find no scape, an eternal different weather, una celeste piaga, ha messo guidacce, ci dà senz'altro segno che il tramutarsi intimo di ogni significato. Attenzione, qua lei ha fatto una cosa, non voglio insultare Margherita Guidacci, che poverina, cioè trovarsi, Emily Dickinson è una delle cose più, io sono partito dal massimo, cioè Emily Dickinson è una cosa più difficile da tradurre della storia, quindi non è che ognuno esce con le ossa rotte, ma insomma ci ha provato. Qua secondo me lei sbaglia perché mette una frase molto più distesa, no? Mentre queste sono secche, sono continuamente tu come i rintocchi. E lei invece, questo senz'altro segno che il tramutarsi intimo di ogni significato, mentre lei dice, we can find no scar, pum, but internal difference, pum, where the meanings are. Cioè, questa cosa andava tenuta, secondo me, difficilissima, ovviamente. Tra l'altro lei dice che, lui dice che tu cambi dentro dove ci sono i significati, dice Emily Dickinson. In italiano è diventato il tramutarsi intimo di ogni significato, cioè questi significati sono cambiati. Eppure non è detto che siano cambiati, non so, cioè lei ha senz'altro da cassare quel ci dà è orrendo, cioè no, quella roba non c'è, ecco, qua no, è andata troppo giù, vedete, era andata su con ve, è andata giù con ci dà, santo cielo. Celeste piaga è molto bello, al contrario, è una bellissima verso, una celeste piaga, fa dolore ma è celeste, secondo me era una bella intuizione. Hurt non è piaga, è un dolore più, però piaga è una bella parola, insomma, non lo so, questo celeste piaga a me non mi piace. Attenzione, teniamo a mente e arriviamo a versione della Nati. Ferita celeste procura e sfregio non lascia, qua sembra Shakespeare. Ferita celeste procura e sfregio non lascia, sentite come cambia, pazzesco. Se non lo scarto interiore dove i significati sono. Tipica tentativo. Invertire verbo e soggetto dove i significati sono, in inglese where the meanings are, va bene, è così che si scrive, non è che lei ha dato questo internal difference, le ha fatto uno scarto interiore, interessante. L'altra aveva fatto il tramutarsi intimo, lei ha detto uno scarto, sentite che differenza, cioè dal tramutarsi intimo allo scarto interiore, quanto c'è di differenza? E sfregio lei ha messo, scara, ha messo sfregio, mentre l'altra era andata molto leggera la guidace, senz'altro segno. Scar, che pure è una cicatrice, no? Scarface, era quello. Senz'altro segno ha messo, molto leggera, forse troppo, anche perché Emily Dickinson, questa immagine della donnina del New England, era potente, un intelletto spaventoso, ha immagini fortissime. Cioè, non è così, non è una donnina che che fai i ricami, no? Cazzo, non è così, scusate. Quindi, ferita celeste, e poi qua, heavenly hurt, it gives us, procura, che è una parola molto brutta, secondo me, procura in generale, sembra tribunalizia, no? La procura. Se non lo scarto in genere, dove i significati sono? Terza versione, Silvia Bre, vediamo cosa è successo a questo heavenly hurt. Heavenly hurt, it gives us, we can find no scar, ferita celestiale, ci procura. Qua lei ha calcato un po' sulla versione della Nati, secondo me. Ci procura, non troviamo cicatrice, we can find no scar, ma una differenza interna, qua ha detto andiamo alla lettera ragazzi, non c'è altra cosa, internal dove sta, lei è proprio andata terra a terra, anche quella è una resa, sai, l'onore delle armi diamole, cioè sei disperato e dici sì, ma perché non proviamo a stare aderenti, che magari arriva lo stesso quella cosa lì, arriva, boh. Ferita celestiale ci procura, non troviamo cicatrice, ma una differenza interna dove stanno i significati. A me sembra molto una parafrasi, perdo qualcosa. Però, attenzione. Non may teach it any. Tis the seal of despair, an imperial fiction sentence of the air. Questo è difficile. Insegnarla è impossibile. Il suggello è l'angoscia. Imperiale afflizione, anche qua Guidacci è andata sulla lettera. Discesa a noi dall'aria, ha perso la rima che prima aveva tenuto, l'aveva perso subito, merigi invernale, cattedrali sì, ma poi nel secondo e nel terzo ha perso la rima, anche lì, se vuoi tenerla, teniamola tutta, difficile, perché... comunque imperiale afflizione discesa a noi dall'aria, che poi è diverso da sent, sent è la spedita, vediamo cosa ha fatto, a nessuno è dato insegnarla,
il suggello è disperazione, un'angoscia disperazione, vedete come cambia? Angoscia e disperazione sì, sono sinonimi, però qual è la giusta? Cosa voleva dire con disper? Bisogna anche leggere tanto poesie di Emily Dickinson e vedere come la usa, se vuoi tradurre la poesia naturalmente, come usa disper. Una calamità imperiale, lei ha messo calamità. Imperial affliction, calamità. Una scelta molto opinabile. Inviata dell'aria, attenzione. Inviata dell'aria sembra un po' il TG, però non... l'aria, come sta male, ho l'imperial affliction. Calamità è una parola anche quella che sembra, come oggi, no? Piove tanto, c'è la calamità, la gente muore nel fango, poverina. Ma calamità, affliction, per, calamità per affliction no, non lo perdono. E anche inviata dell'aria, secondo me, è una toppa. Però vediamo un po'. Non may teach it and it is the seal despair, no? Period of fiction, sentence of... Ecco, vedete le cambia. Nessuno può insegnare. Attenzione, qua torna il trattino, vedete? Gli altri hanno già tolto tutti i trattini. Hanno deciso che i trattini non c'erano. Lei li tiene. Nessuno può insegnarlo ad altri. Any, ad altri, che è un po' brutto. È il marchio disperazione. Molto opinabile questa scelta. It is the seal despair. Però ha tentato di dargli qualcosa. Un'afflizione imperiale, anche lei qua. Tutti sono stati, avete visto, questo imperial affliction. Calamità, o meglio stare schisci. E lei ha cambiato, lei ha mandataci dall'aria. Dall'aria, non dell'aria, dall'aria. In inglese è sent us of the air, che è difficile anche in inglese comunque. A volte, anche le interpretazioni, come ci si divide sui versi di Dante e di Leopardi, che accade, non è che siano sempre naufragarmi dolci in questo mare, che è abbastanza semplice da capire. A volte si... anche in inglese a volte trovi traduci, ma anche noi quel of the air non capiamo se è attraverso l'aria o è l'aria che ce la manda o è nell'aria, si dice in italiano è nell'aria, per esempio, no? È una bella espressione italiana che diciamo quando c'era una notizia, era nell'aria, adesso mi è venuto, vedi come ti vengono in mente le cose, era una, magari questa disperazione è nell'aria, potevano anche osare secondo me provare a fare una cosa così. Poi torniamo, ultima. Qua tra l'altro, stavo schiacciando un altro tasto, qua tra l'altro c'è, qua è il verso finale, è la prova del nuovo infernale. When it comes, the landscape, che bello sto verso, quando arriva il paesaggio, ascolta, no? È proprio quel momento, non c'è neanche più l'uomo, ci sono degli uomini, c'è questa afflizione, tra l'altro, ha mai nominato una persona? È bello anche perché potrebbe non esserci nessuno, è una cosa del, arcana proprio. Shadows hold their breath, no? Quando se ne va è come la distanza, on the look of death, che è un verso infernale, infatti andiamo a vedere come l'hanno fatto. Quando viene il paesaggio, qua è andata, ha dovuto andare a capo, no? Ci hanno fatto un enjambement, come si dice, un enjambement, perché l'istance non ci stava, diventava troppo lungo. Quando viene il paesaggio, addirittura lei ha aggiunto un verso, avete visto, la quartina non ce la faceva e ha messo un quinto verso. Il paesaggio ascolta, fino l'ombra, questo è alzare in modo sbagliato. Perfino diventa fino l'ombre, no? Tanto in inglese non c'è, c'è scritto shadows hold their breath, non c'è scritto perfino. Questa è un'interpretazione di una persona che ha detto, hai visto, non solo il paesaggio ascolta, ma le ombre trattengono il respiro. Questo a me mi dicono, però non l'ha scritto, l'ha lasciato intuire, quindi fino secondo me è molto bello. L'ombre è un po', invece che le ombre, l'ombre fa poetico, trattengono il respiro, chiaro, e quando va... Quando se ne va, è molto difficile, when it goes, the, tis like the, it is, no? Tis è una... È, somiglia, qua dice is, lei dice somiglia, alla distanza, è on the look of death, sul volto della morte, questo è, tra l'altro è un verso veramente difficile in inglese, che cos'è questa distanza, on the look of death? Molto difficile da capire, è bellissima perché in qualche modo ti arriva lo stesso questa immagine, però che cos'è? Infatti lei è stata, secondo me ha fatto la scelta giusta di stare aderente. The look è il volto, cioè l'aspetto. Sai, secondo me è quando vedi un tuo caro o non solo letto di morte, senti benissimo, avete visto le facce, spero che non sia capitato a nessuno vostro caro, o la mia nonna per dire, però se andate a vedere le foto degli scrittori famosi, oppure vi capita purtroppo di lavorare in una cosa, insomma quando vedete un morto c'è una distanza fortissima, perché è inanimato, perché non c'è più la luce negli occhi, cioè, è quella distanza lì secondo me che lei sta, cioè, certo che fino a quel momento non c'era stato nessuno, c'era stato sì, immagini di malattia, il scar, hurt, eccetera, ma ancora non c'era stata la morte. E poi questa death non è il morto,
lei dice death, molto bello, strano. Vediamo cosa ha fatto, attenzione, reggetevi. Allora, quando scende, lo spazio ascolta. The landscape è diventato lo spazio. Lei ha fatto un salto molto forte, perché the landscape è tutti gli effetti il paesaggio, non lo spazio. Però, e l'ombra, invece che l'ombre, l'ombra trattiene il respiro. Lei ha tenuto il trattino, brava, io tengo, io terrei questi trattini. E mi dice, ci teneva. Quando se ne va, when it goes, it's like the, come distanza, avete visto, ho tolto l'articolo, è come distanza, non la distanza. Ha provato a togliere l'articolo? Nello sguardo dei morti. Ecco, lei è andata molto sull'interpretazione, ha dedotto la stessa cosa che abbiamo dedotto noi, però l'ha tradotta così, forse ha sbagliato, forse no, non so, chi, voi cosa avreste fatto, non lo so. È l'aspetto. Lei, cioè, sono due cose diverse, perché da come lo interpreti, the look of death è quando tu l'aspetto è quando tu guardi quella persona morta, mentre lo sguardo dei morti è il loro sguardo, magari visto da noi, ma insomma è diversa la prospettiva, è cambiata, è come distanza nello sguardo dei morti. Quattro quartine, semplici semplici e infernali. Ultimo, quando viene il paese, quando viene, when it comes, quando arriva, quando viene, vedete, quando scende, quando viene, il paesaggio ascolta, lo spazio ascolta, il paesaggio ascolta di nuovo. Qua lei ha tolto gli articoli, siccome in inglese diceva shadows, hold their breath, lei ha fatto ombre, trattengono il respiro. Opinabile, poetico, in inglese non sempre usano l'articolo, shadows hold their breath vuol dire le ombre trattengono il respiro, non dicono the shadows hold their breath, però in italiano di solito non teniamo, però va bene, non è? Quando va, il goes è come la distanza, e lei addirittura, lei ha altra interpretazione fortissima, audace, sui lineamenti della morte, perché look comunque è una parola, per quello che vi dico sul dizionario, bisogna stare attenti a capire che cosa ha voluto dire, in questo caso naturalmente cosa ha voluto dire un poeta morto da tanto, è difficile, a meno che non si faccia una seduta spiritica. Cos'è questo look? È la faccia, è lo sguardo. Faccia, sguardo e lineamenti, volto forse, no? Volto, sguardo e lineamenti, sono tre cose molto diverse. Il volto è una cosa, i lineamenti sono... perché c'è una distanza nei lineamenti della morte? E poi attenzione, una sono i morti e gli altri due sono la morte. Quattro quartine, molto brevi, che dicono una cosa comprensibile, non semplice ma comprensibile. Vedete quanto differenza tra una versione e l'altra, quante scelte difficili. Ora naturalmente Emily Dickinson è un'impresa, un peso massimo davvero, vai sai sul ring, però questi problemi ci sono anche in un testo di prosa anche mediocre spesso, e vedete come ogni cosa porta una scelta molto precisa che cambia la prospettiva del lettore. Certo, qua abbiamo spesso il testo originale, quindi possiamo orientarci. Comunque è molto... avete ancora due minuti di pazienza, ce la fate? Andiamo su un altro pezzo grosso. Questo non tornerò nel testo originale tanto, l'avete riconosciuta. Souvent pour s'amuser les hommes d'équipage prennent des albatros, vaste oiseau de mer. Baudelaire, qui suive indolent compagnon. Io non sono bravo col francese, ma insomma. È l'albatros. O l'albatro, a seconda della traduzione, eccetera, che viene, assomiglia a chi? Al nostro amico poeta, che non sa fare compilare la dichiarazione dei redditi, è inetto nella vita, non è capace di districarsi tra le cose burocratiche, per cui invece, però è alto, vola alto quando non è in mezzo agli uomini. Questo dovremmo andare a casa sua a fustigarlo tante volte, Baudelaire, per questa cosa di aver instillato per anni l'idea che i poeti siano dei rincitrulliti che non sanno vivere, mentre ce ne sono stati tantissimi che vivevano bene, godevano, divertenti, allegri, capaci di vivere, no? Cioè non è un valore del poeta quello di non saper vivere, il valore del poeta è quello che scrive, quindi questa cosa andava a lui bacchettato. Adesso ve la faccio veloce questa, facciamo quartine per quartine. Senza tornare indietro, per dilettarsi sovente le ciurme catturano degli albatri, marini grandi uccelli che seguono indolenti compagni di viaggio il bastimento che scivolando va su amari abissi. Questa è quasi una parafrasi di Luigi De Nardis. Vediamo
spesso per divertirsi i marinai catturano degli avidi, grandi uccelli dei mari, indolenti compagni di viaggio delle navi in lieve corsa sugli abissi amari. Cioè prima erano che scivolando va, è diventato in lieve corsa. Poi nella terza ancora cambia, spesso per divertirsi uomini d'equipaggio invece che marinai, perché lui ha cercato di tenere le rime, un sforzo erculeo. Catturano degli avidi, vasti uccelli dei mari che seguono compagni indolenti di viaggio, questo è abbastanza da vedere, il solco della nave sopra gli abissi amari. È riuscito a tenere la rima, è grandioso questo, perché lui è Antonio Preta, ha fatto un lavoro su Baudelaire pazzesco. Perdi qualcosa, guadagni qualcos'altro. La rima c'è in originale, va tenuta secondo me, e lui ce l'ha fatta. Ha perso per esempio questo andare leggero che è le navire glissant. Lui ha messo il solco della nave, seguono il costo della nave e ha detto: oh ragazzi, perdiamo navire glissant. Non si può avere tutto. Dopodiché, torna, dice: e li hanno appena sulla tolda posti. E li hanno appena sulla tolda. Io, tra l'altro, l'ho letto per la prima volta in questa traduzione di Luigi De Nardi. Se mi piacque tantissimo, quindi come vedete, si può anche leggere così. E li hanno appena sulla tolda posti che questi re dell'azzurro abbandonano, inetti e vergognosi ai loro fianchi, miseramente come remi, inerti le candide grandi ali. Sappiamo tutti cosa ci sta dicendo. L'hanno appena posato sulla tolda. E già il re dell'azzurro, maldestro e vergognoso, pietosamente accanto a sé strascina come fossero remi le grandi ali bianche. Non è diverso dall'altra, eh? Pazzesco. Questo è Rabone. Terza, li hanno appena posati sopra i legni dei ponti, ha bisogno della rima. No, neanche, qua fa una minima assonanza tra penosamente e ponti, perché l'ha persa. Pacciati affannati ce l'ha fatta. Ed ecco quei sovrani, il re dell'azzurro, sovrani dell'azzurro, impacciati le bianche grandi ali ora penosamente come fossero remi strascinare affannati. Terza, come goffo in belle questo alato viaggiatore, lui poco fa si bello, qua tiene un po' di rime interne, vedete, come brutto e comico, qualcuno con la pipa e il becco qui gli stuzzica, là un altro l'infermo che volava zoppicando scimmieggia. Cioè il marinaio fa finta di essere l'arma, no? Lo prende in giro, lo scimmiotta, come scimmieggia, infatti l'ho detto, non si dice scimmiottare, ma scimmieggiare forse allora si dice. Come fiacco e sinistro il viaggiatore alato. Viaggiatore alato è il titolo di un libro di Maurizio Maggiani, mi sembra. Vedete come poi, che avrà letto sicuramente questa traduzione di Raboni. Un altro libro di Riotta, si chiama Principe delle Nuvole, che è sempre preso da qua, il re dell'azzurro. Come fiacco sinistro il viaggiatore alato, e lì cos'era? Questo alato viaggiatore, fiacco, goffo, è già, è comico e brutto, lui prima così bello, che gli mette una pipa sotto il becco, anche qua, bello e becco, in assonanza, tentativo di fare un, tenere qualcosa, alato, volava, anche questa, che gli mette una pipa sotto il becco, che imita, zoppicando lo storpio che volava, scimmiotta e è sparito. Come il principe, ah no, il principe delle nuvole, scusa, è questo, come il principe dei nembi è il poeta, qua Baudelaire tira le somme, che avvezzo alla tempesta si ride dell'arciere, ma esiliato sulla terra farà scherni, camminare non può per le sue ali di gigante. Questo è l'alibi di tutti i poeti, non sono capace perché sono un genio, capito? Veramente una immagine più devastante per la storia della poesia. Che allora ricordiamo qua, avvezzo alla tempesta, per esempio, il principe dei nembi. Il poeta è come lui, principe delle nubi, che sta con l'uragano. Pazzesco, avvezzo alla tempesta e sta con l'uragano, è diventato qua. Qua sono ben lontani, eh. Io qua non faccio tutto il discorso sul francese, prima perché lo so peggio e poi perché sennò non finiamo più. E ride degli arcieri, esule in terra fra gli scherni, impediscono che cammini le sue ali di gigante. Al principe dei nembi il poeta somiglia, abita la tempesta qui, avvezzo alla tempesta, sta con l'uragano e abita la tempesta, l'abita, e dell'arciere ride, qua vedete, piglia, somiglia, ride e grida, cioè cerca di spuntarla, comunque è una fatica pazzesca, tanto di cappello, noi scherziamo, ma esule sulla terra in mezzo a ostili grida, con l'ali da gigante nel cammino si impiglia, anche qua la rima, perdi qualcosa di poesia, quel verso finale, no? Con l'ali da gigante nel cammino si impiglia, è un po' così goffo, secondo me si perde qualcosa. Come vedete, tradurre è un imperial affliction, sent us of ourselves, cioè che scegliamo noi di fare, e non è facile. Vorrei che, se avete qualche domanda, vorrei che vi vinceste la timidezza. So che c'è una timidezza, non so per quale motivo con me, che sono
non sono un docente, ma uno che così fa una chiacchierata. Guarda, non c'è per nulla la timidezza, vai. Due, allora cominciamo da lì. Cominciamo con una, poi dopo torniamo da te. Sulla versione di Alice. Diciamo. Sì. E infatti con una versione così grande da parte del traduttore, secondo me, non so come è stata poi presentata nel libro, se è traduzione o versione da parte, se si può considerare una traduzione o come. Sì, è qualcosa di più, tu dici. Non l'ha fatto in tutto il libro quel guizzo. Tra l'altro Busi nasce come traduttore anche. Non è uno sprovveduto che è la prima volta che traduce, lui ha cominciato traducendo i libri. È una versione estrema, di sicuro è una versione d'autore che non deve restare quella principale, la canonica, diciamo così. È perché sennò davvero andiamo un po' troppo in là. È un esercizio di stile un po', perché poi gli esercizi di stile di Queneau sono un esempio di traduzione, naturalmente da se stesso, cioè come racconta ogni volta lo stesso fatto, però è più o meno quello. Siccome un testo ce ne sono altre 7-10 versioni, di cui alcune bellissime e perfette, secondo me si può fare. Feltrinelli però punta su. Dire, sì. Scusami, se sì, è un caso limite. È un caso limite, senso, secondo me. Non è una traduzione. Che no, è una può traduzione. Essere più o meno fedele, più o meno no, libera. È una versione, se tu dici quasi una riscrittura. Sì. È un po' sì, è un caso limite, sicuramente è un caso limite. Conoscendo il personaggio, cioè, il libro è fatto anche di tante cose esterne. Busi, il personaggio di Busi lo conosciamo. Uno compra traduzione di Aldo Busi, può aspettarsi qualcosa di questo tipo. Ci sono tante altre traduzioni. Feltrinelli punta su una cosa diversa. Comunque è assolutamente un caso limite e che non va fatto. No, sono d'accordo. Perciò, infatti io lo chiamerei traduzione e adattamento di Aldo Busi. Sì, no, ma che nel tempo. Pensa che un tempo facevano solo così. Adattavano, dove no, beh, qua possiamo riassumevano i paragrafi, come quando si fa con i libri per bambini, no? Che alcune cose vengono riassunte, facevano nelle traduzioni, oltre alle censure come il caso di Furore di Steinbeck. Sì, sì, assolutamente un caso limite non da imitare, però che è interessante nella storia della traduzione come tanti altri. Aspetta, sì, che c'era lei che voleva fare. Cioè la seconda, ah no, fai la seconda, terza, giusto che la c'è terza il microfono. La elimino. Riguardo alla questione dei diritti di traduzione. Sì. I diritti di traduzione quanto durano questo? No, prima dicevi che in Italia non esiste, insomma non si applica questa clausola della. Cioè il traduttore. Le royalties sulla tua traduzione. Io sì. Non per contraddirti, ma siccome ho seguito altri corsi di traduzione editoriale in Italia, dove invece è stato detto che nel contratto di traduzione è assolutamente contemplata questa. È una menzogna. No. In Spagna pure, ho lavorato in una casa editrice. Spagna, in Spagna sì. All'estero ho detto, all'estero lo fanno, anche in Germania. In Italia invece no. In Italia questa cosa non è una menzogna. Se ti hanno detto questa cosa sull'Italia è una menzogna grande come una casa. Non esiste questa cosa. Nessuno l'ha mai fatto. Se c'è un caso, io non ne sono a conoscenza e mi sembra difficile. Non è mai esistita. Vieni pagato di più se fai traduzione più importante e c'è questa forbice enorme, perché tra 8 e 25 euro per tradurre la stessa pagina, diciamo così, c'è una bella forbice, ma non è mai passata, mai. Ci hanno detto questa cosa, hanno detto, a meno che non facciano su libri tecnici di cui non ho idea, ma non è una menzogna. Cioè non o forse un specchietto per l'allodo, non so se vogliono attirarvi verso questo, però no. Non compare mai nei contratti di traduzione. Assolutamente. Tu hai? Purtroppo, certo. Tra l'altro, aneddoto divertente, i traduttori sono stati sfigati anche perché hanno perso a un certo punto un parecchi soldi. Perché quando si faceva la traduzione con la macchina da scrivere, la pagina veniva calcolata, il quadrato della pagina veniva calcolato sempre. Anche quando tu facevi un libro pieno di dialoghi e ti veniva pagata la pagina intera. Col computer. Il conteggio caratteri ha cancellato tutti gli spazi bianchi intorno. Vi giuro, è successo questo. E quindi un sacco di soldi sono andati come così in fumo. Non parliamo dell'euro, per favore. Ma cioè, era così. A parte il fatto che con un computer tradurre è molto più comodo, però ha tolto questa cosa qua. Quindi ci metti spazi inclusi, naturalmente, quando conteggi i caratteri. Ma se tu hai un libro di molti dialoghi, è più comodo, è più facile da tradurre. Perché i dialoghi sono. Anche là ci vuole molto orecchio per i dialoghi, non è per nulla facile.
però in linea di massima è più veloce, eccetera, però perdi denaro, sì. Beh, quindi diritti niente. Niente, no, non è mai esistito. Sì, domanda rapida. Si è mai cimentato nella traduzione di testi teatrali? No, io no. Ecco, interessante questa domanda, perché invece il testo teatrale è con le stesse difficoltà, non parliamo di Shakespeare ovviamente, scusatemi, i problemi della traduzione li ho affrontati, vado anche terra a terra sui problemi economici, perché comunque è un aspetto, non è che... Il testo teatrale ha questo bel risvolto che se riesci a tradurre un testo teatrale che viene portato in giro per l'Italia, tu hai le royalty su quella roba lì. In quel caso sì, la SIAE ti paga. Per questo quando Cesare Garboli traduce l'Amleto e lo prende la compagnia di, che ne so, Elio De Capitani o qualcun altro, e fanno 100, 200, 300 serate in Italia, delle royalties arrivano a Cesare Garboli. Lo so che è una differenza non da poco rispetto a tradurre per l'editoria. E poi a volte non arrivano, magari se tu traduci per teatro delle cose meno, non sempre vengono stampate, no? Perché non sempre le teatrali arrivano all'editoria, perché si sa che i libri di teatro, a parte i grandi classici eccetera, vendono pochissimo. Oggi quando tu metti in catalogo una pièce teatrale di Don DeLillo, che è pure uno scrittore importante, uno dei più grandi scrittori, non vende pochissimo. Valparaiso è uno dei suoi testi, non ha avuto niente, se la andranno a vedere al massimo a teatro, ma neanche tanto. Però se tu, per esempio, io non mi è mai capitato, ho tradotto di tutto come Paolo Conte, ho ballato di tutto, ma ho tradotto poesia, ho tradotto saggistica, ho tradotto cosa, ho sbagliato anche, tra l'altro, cioè la traduzione è un continuo arrancare, trial and error, cioè alla fine ho capito che io mi trovo molto bene, per esempio, con gli scrittori americani gergali, lì mi trovo molto a casa, una sensibilità che affina a quella roba lì. Sono scrittori che si trovano molto meglio con l'eleganza di Paul Auster o con dipende anche da te, però non ho mai tradotto roba teatrale, devi far tradurla molto bene, a volte tra l'altro poi vengono storpiati, cambiati, perché però dire la battuta è importante e farla sentire vera. Così. Un'ultima cosa, sì. Ritornando sulla traduzione a due, invece non so se lei ha mai avuto a che fare con la traduzione collettiva, cioè più di due, cosa ne pensa? Se... Più di due che traducono un testo, sì. Solo? Sì. No, io non l'ho mai fatto, io l'ho fatto a due e mi sono trovato abbastanza bene. Più di due comincia a diventare un po' affollato, perché in due ti confronti tra l'altro trova un'altra persona, può trovare delle soluzioni molto migliori delle tue. Secondo me se sei equilibrato, se sai lavorare insieme eccetera, puoi migliorare. Tanto ho fatto questo esempio di Borges, poi l'ho dimenticato, che Fruttore Lucentini nella finzione fanno un errore clamoroso nella traduzione di finzione di Borges, che poi ha dato luogo a una delle bustine di Minerva di Umberto Eco, perché adesso non mi ricordo più, fanno un errore di conteggio, insomma è diventato un nuovo ulteriore enigma borghesiano, cioè dentro la traduzione. Vabbè, scusa, no, secondo me tante persone è un po' difficile, di solito poi lo fanno per risparmiare tempo e per risparmiare soldi. No? A volte, non sempre, a volte diciamo che si fa perché se ti fai tradurre a sette persone è chiaro che il testo arriverà sette volte prima. Tutto. Secondo me devono fare il testo in fretta, a volte qualche editore, non dico chi, ma è difficile coordinare sette scrittori, sette traduttori che poi mettere insieme. Ci sono tante cose che ritornano in un testo e poi ognuno traduce come... Diventa un testo un po' schizofrenico, secondo me, un po' rischioso. Però ognuno è libero di fare le sue scelte, diciamo. Avrei una domanda sul rapporto tra il traduttore e l'editor. Giusto. E volevo chiedermi anche se l'editor, quando lavora su un testo tradotto, ha davanti a sé l'originale. E se consulta... Aspetta, l'editor tu intendi il revisore di traduzione, che non per forza coincide con l'editor che ha scelto il libro. Sì, a volte l'editor che ha scelto il libro fa la revisione della traduzione, a volte lo fa un'altra persona. Prima distinzione. Okay. Il revisore, se è un bravo revisore, no, deve tenere sempre davanti l'originale, sempre, 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 sempre. Capire cosa hai voluto fare tu. Trovare le tue mancanze,
cercare di trovare la mediazione giusta tra la tua versione e quella, quella originale, lavorare con te possibilmente un po'. Non si fa poco, a volte ti arriva il testo semplicemente, il revisore ha fatto questo, boom, ti arriva. Tra l'altro magari tu stai facendo dell'altro, hai delle altre scadenze, l'editoria funziona anche così, eh. Tu hai consegnato il testo a fine febbraio, poniamo. Poi ti sei messo a tradurre un'altra cosa, stai scrivendo degli articoli, devi consegnare un'altra cosa, hai i laboratori di traduzione, a un certo punto sei in una settimana infernale e martedì mattina ho la revisione, te la mando, ne ho bisogno per domani. Tu dici, ma io oggi ho un impegno, cioè è così. Allora si fa, no, non posso, non ce la farò mai, no, litighi, poi ce la fai, insomma, in qualche modo ce la fai. Di norma sarebbe meglio sentirsi prima, dire, ti va, mi sembra che tu hai fatto questa cosa qua, mi sembra che di aggiustarla un po' in quest'altra direzione, cioè il revisore secondo me se ti si fa sentire una volta ogni tanto in questo mese in cui rivede la traduzione è bene. Questo così si lavora bene insieme, sì. È un ruolo delicato comunque, sì. Adesso sembra sempre che mette un po' a posto, hai sbagliato la virgola, invece dovrebbe secondo me proprio vedere l'originale continuamente riga per riga. È noioso, è proprio fisicamente. Vai. Penso che serva. Per un'esperienza personale te lo chiedo, nel senso anche il revisore probabilmente in alcuni momenti dovrebbe avere la stessa umiltà del traduttore o quantomeno confrontarsi con il traduttore. Per una mia esperienza personale... Il revisore, tu dici? Sì, perché ho una piccola casa editrice e pubblico anche libri stranieri. Certo. E mi è capitato che un libro che è andato in traduzione, doveva uscire un anno fa, deve ancora uscire, perché è affidato a un service esterno, di cui non dirò il nome ovviamente, mi è ritornato indietro un testo illeggibile, cioè sgrammaticato, con frasi completamente cambiate. Abbiamo fatto prima un'ulteriore nostra revisione interna redazionale perché era proprio non in italiano, ecco. La revisione l'aveva reso un qualcosa di leggibile. Tanto c'era stata la voglia di far vedere il lavoro di cui tu parlavi prima, che questo libro non era, cioè ogni frase ti dovevi fermare perché dicevi ma non c'ha senso, consecutio temporum, non si capiva nulla. Loro non avevano interpellato il traduttore e quando io poi ho rimandato il testo al traduttore, che in questo caso era una traduttrice, dicendo ti prego, cioè vedi tu, perché noi ci stiamo lavorando da mesi, però insomma vorremmo anche che tu verificassi, la traduttrice è diventata una bestia perché giustamente ha detto qui ci sono intere frasi in cui non c'è più il senso. E sì, lì è interessante un caso come questo, secondo me i service sono delicati, cioè come li paghi, loro vogliono far vedere che hanno lavorato e a volte esagerano, non parlano, a volte sono bravi. Lì c'è un problema anche di interessi. Cioè l'interesse principale deve essere il libro. Questa cosa non va mai dimenticata. Non far vedere che intervieni sulla traduzione, oppure non farti vedere come traduttore, quindi fare cose estrose. Cioè, bisognerebbe tendere alla bellezza e alla funzione del libro, del testo originale. E quindi collaborare in quel senso. Assolutamente, deve essere così. Tra l'altro a me è capitato anche, per dirvi i casi che accadono, a me è capitato che mi dessero un libro, che queste copie staffetta, che non sono ancora il libro fatto, finito, no? Comincio a lavorare su quello, poi si dimenticano di averti dato una copia staffetta. La versione nuova è diversa e incominciano dall'editore a contestarmi delle cose. Io dico, ma io, guarda, questa cosa nel mio libro che ho tradotto c'era questa cosa qua. A un certo punto c'erano tre righe in più. Dice, ma perché hai scritto queste tre righe in più? Dico, ma ti pare che mi metto a scrivere delle righe in più dentro un testo? Cioè, ma cosa me ne frega, tra l'altro? Nel mio testo erano state tagliate in sede di edit, perché adesso arrivano dei testi a volte già non ancora pronti. E tu dici, comincia a tradurlo, perché poi dopo arriva il testo nuovo e qualcuno, e a volte tu, devi metterti lì a fare i raffronti, lavoro infernale. Perché non stiamo parlando di filologia romanza mentre si lavora sul Petrarca, che è faticoso, ma stiamo parlando di mettere a posto il testo di un tizio newyorkese che è stato rieditato di nuovo perché all'ultimo momento hanno cambiato delle cose. Comunque in quel caso il service ha fatto un pessimo lavoro, avrebbe dovuto dire questa cosa secondo me non funziona, fai una breve riunione, conference call, oggi abbiamo la tecnologia, le mail sono comode, puoi parlare con l'autore. È stato anche il libro sfortunato. Anche sì. La traduzione che viene dalla Pengo, cioè avevamo mandato un file incompleto dove mancavano interi capitoli. Lei ovviamente se ne è accorta traducendo la quarta richiesta, la
così. Siamo riusciti a recuperare tutti gli anelli mancanti. Pazzesco. Comunque, altro paradosso della traduzione, tutti questi paradossi sono molto angoscianti, mi rendo conto, è questo. Se il libro è molto bello, farai più fatica a tradurlo. È più gratificante, naturalmente, ma farai molta più fatica. Quindi ci metterai di più. Quindi a seconda di quanto ti pagano, cioè, se il libro è molto brutto, ci metterai di meno. Quindi, perché è più semplice, però è meno gratificante. Insomma, è strano. Io mi ricordo, a un certo punto stavo traducendo un libro per una grande casa editrice, un libro bruttino, che mi veniva via molto facile, e mi pagavano molto di più. E per una piccola casa editrice, un libro faticosissimo, che impazziva, andavo lentissimo, perché era di una difficoltà abissale, e dicevo, sarebbe dovuto essere il contrario, cioè quella grande mi avrebbe dovuto pagare di più per fare questa cosa difficile, quella piccola di meno per fare quella facile. Invece era l'inverso, per uno dei... contraddizione del nostro mercato, purtroppo. Altre domande? Sì. Due domande completamente diverse. Perfetto. Uno, perché se hai scelto la traduzione letteraria? E due, se pensi che sia meglio o sia più facile essere un freelance piuttosto che lavorare all'interno di un'agenzia? Un'agenzia letteraria o un service editoriale? Possibilmente sì. A volte coincidono, a volte no. No, ecco, questa differenza mi manca, quindi... Okay. Allora, prima domanda, letterario, perché è più bello, è più divertente, secondo me, tradurre romanzi. Tradurre saggistica. Se non traduci grandi scrittori come, che ne so, Berlino, grandi saggisti, ti capitano delle cose giornalistiche noiosissime. Cioè, se tutto... Tieni presente che a volte traduci tutto il giorno pagine, quindi stai con questo testo dentro il testo. Non c'è nessuno che attraversa un testo come il traduttore. Nessuno, tranne l'autore, naturalmente. Il lettore no, perché leggi così, vai, ma dentro il testo. Cioè tu stai dentro il testo per giorni e giorni. Se tu traduci un libro interessante, giornalistico, su Le Torri Gemelle, non so, il crollo delle Torri Gemelle, magari ho 600 pagine, ti annoio, io mi annoio. Io alla fine mi annoio. Mi piacciono i romanzi perché sono più divertenti, sostanzialmente. Anche la poesia mi piace moltissimo, è una cosa che naturalmente fai come hobby, e non, a meno che non ti danno la curatela delle opere complete di Emily Dickinson, non ha nessuno significato economico. Però ti diverti di più, io mi diverto di più. Poi conosco gente che dice la saggistica è più rilassante, ha meno trappole, più piana, cosa che non è sempre vero. Tanto a proposito, mi sono dimenticato di dirvi, a proposito di questa cosa delle traduzioni di Montale all'estero, non c'entra niente, scusami, ma mi è venuto in mente che una volta mi fecero leggere un testo inglese alla scuola di traduzione dicendo indovinate chi è. Leggemmo questo testo in inglese, parlava di questi contadini, e, diciamo, questo è un scrittore realista americano, non so, cioè, sarà Steinbeck o quella Caldwell, non so se avete presente La via del tabacco. Era Gadda tradotto inglese, c'era tutto perso, tutto andato via, tutto quanto, sembrava Steinbeck, era allucinante, incredibile. Vabbè, comunque la prima cosa, la letteratura secondo me è più divertente, apertamente viene pagata un po' meglio rispetto alla saggistica, hai anche un po' più di visibilità o non sempre bello, perché quando ti esce il libro c'è sempre qualcuno che ti bacchetta, i recensori. In Italia, cioè, scrivi la recensione nella pessima traduzione di, adesso non mi è capitato quasi mai, però così come nell'ottima, sono due facce della stessa medaglia. Io prima di dire pessima di una traduzione, ce ne sono di pessime, esistono, però mi farei il giro dell'isolato 3-4 volte, perché hai letto l'originale, sei sicuro di quello che stai dicendo? Sei sicuro che non fosse così anche a volte su una mano in italiano, perché il libro è anche brutto in inglese, cioè non sempre è colpa di traduzione, a volte è colpa di traduzione. A volte ci sono delle traduzioni allucinanti, cioè che tu dici ma com'è possibile? Oppure anche nell'ottima traduzione, tu dici, a me non è che gratifichi tanto quando mi è successo, nell'ottima traduzione dici sì, vabbè, chi se ne frega, onestamente dico chi se ne frega, sì vabbè ho fatto il mio sporco lavoro, però insomma, non è che... Però hai più visibilità e quindi anche più sei più esposto, tu traduci saggi per un editore medio, il nome del traduttore quasi non viene menzionato, non è importante, comunque più importante il contenuto, il significato del significante, per usare il termine. Mentre nella letteratura è molto importante come lo dici,
Quindi è un po' diverso. L'altra domanda era l'agenzia. Sì, scusami, prima della seconda risposta, ho visto che hai completamente, diciamo, escluso la traduzione tecnica, cioè hai fatto il raffronto tra la traduzione letteraria e quella saggistica, insomma. Sì, tecnica, non per entrare, diciamo, tecnica, nel merito della tecnica, tua, no, scelta, scusate, di vita, tecnica, però per capire. Io tecnica non ho mai tradotto, ho fatto revisioni, traduzioni tecniche, sempre come gavetta utilissima. Quello è l'abisso della disperazione per me. Tra l'altro, a volte sono pagate molto meglio dei romanzi, ci sono anche delle. Però io non, cioè non voglio neanche i manuali di. No, non voglio neanche entrare là dentro. Mi dà fastidio anche leggerli quando devo fare la lavapiatti. Cioè. Chi legge? Sì, chi legge. Poi, no, lo so, è una fatica immane. Tra l'altro, a volte sono pagati anche meglio. Sì, io però li trovo. Io li trovo, cioè quella settoriale. Mi ammazzano proprio. Mentre l'altra domanda qual era? Quella, l'agenzia? Se pensi che sia meglio essere un traduttore freelance, anche insomma in base alla tua esperienza, piuttosto che lavorare all'interno di un'agenzia o di un service? No, è meglio lavorare sempre dentro qualsiasi cosa. Freelance non è freelance. Freelance è una bella definizione per dire è quello che volete, ma insomma molto free e poco lento, non so. No, è meglio lavorare dentro. Poi quando lavori dentro non traduci più, però, fai le revisioni, fai. Se tu vai a lavorare in una casa editrice diventi un funzionario editoriale, un'altra roba, molto diversa. Però non si smette, è un lavoro del cavolo, perché non si smette mai di fare quello sgobbo che è leggere i libri. Cioè, io quando leggevo per casa editrice, a volte c'era la scheda del libro che ti arriva, cioè sei lettore tu, e l'altro lettore è il super mega direttore generale intellettuale che tu vedi ogni tanto in televisione. E ve lo leggete voi due quel weekend. E poi confrontano la scheda. Cioè, non si finisce mai di leggere, è un lavoro dove non finisci mai di fare quella roba lì che devi leggere. Cioè, non è vero, i libri si leggono ancora, sembra no, ma. Quando vai dentro leggi continuamente, ma non traduci più, ti occupi di cose diverse. In un'agenzia letteraria ti occupi di cose molto diverse. Devi capire il mercato, devi capire a chi vendere un libro, il talento di uno scrittore mentre lo leggi, eccetera. La traduzione è già un discorso molto più avanti, perché tu devi vendere il libro. Il service editoriale invece. Devi trovare i clienti, rivedere le traduzioni, fare le correzioni di bozze, a volte fanno il libro, come lo dicono, chiave in mano, cioè gli danno il libro e tu lo rivedi la traduzione, fai la correzione di bozze, lo impagini e lo rimandi indietro e il libro va in stampa, quindi è tutto al service. Ci sono, a Milano ci sono queste cose qua, perché la casa editrice non vuole più farlo dentro, esternalizza tutto. È un'altra cosa comunque, è un lavoro già diverso. Devi là, se sei un service devi trovare tanti clienti, fare bene il lavoro. Se fai delle castronerie, insomma, poi succede, ogni tanto esce il libro senza un capitolo. Non so. L'altro giorno è uscito un caso eclatante, l'avrete sentito, in Audi ha sbagliato la copertina, c'era un altro scrittore in copertina. Purtroppo succede. Dobbiamo chiudere, mi sa. Mi fanno segno. A proposito, parliamo di cose serie invece. Stasera alla taverna del Maltese, io e Tommaso Pincio, che dopo avrete l'onore di sorbirvi, facciamo una bellissima lettura invece scatenata, io tolgo la camicia, divento un'altra persona, come Superman, di racconti e amenità varie e con la birra, e se avete voglia di venire, venite, insomma, sarà divertente, spero. Grazie tantissimo per l'attenzione.